Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di League of Legends. Capitolo 1, la famiglia riunita, parte 1. Una carrozza stava per entrare nelle mura di una grande città. Una volta all'interno si fermò immediatamente, facendo scendere una giovane ragazza dagli occhi di un azzurro molto chiaro. I suoi capelli biondi scendevano lungo la sua armatura d'argento. Stretto nella sua mano destra c'era un bastone magico che emanava un forte potere. Lux, rientri nella carrozza, per favore. Fra poco vostro fratello arriverà al palazzo reale, gridò un uomo, invitando la giovane donna a risalire. Sì, va bene, maestro, rispose la maga, ritornando a sedersi all'interno della carrozza, che continuò il suo cammino verso il palazzo del re. Nello stesso momento, due uomini attraversarono l'enorme portone. Il primo era molto robusto, e il suo corpo era completamente ricoperto da un'armatura blu e gialla. I suoi occhi castani splendevano alla luce del sole, così come i suoi capelli color nocciolo. Dietro la sua schiena vi era un'enorme spada che catturava l'attenzione di tutti quelli che lo guardavano. «Sei pronto? Finalmente siamo a casa», disse l'altro uomo sorridendo. «Già, io, il figlio del grande re di Demacia, dimostrerò cosa ho imparato in questi anni, portando gloria al regno», rispose Gare fissando con aria fiera il palazzo in lontananza. «Sei cresciuto molto, ma ricorda di non diventare arrogante e presuntuoso», esclamò l'uomo colpendo il ragazzo sulla testa. «Scusami maestro, ma adesso andiamo che ci aspettano», disse Garen cominciando ad avanzare. «Non vedo l'ora di rivedere la mia famiglia». Mentre sia Lux che Garen si dirigevano verso il palazzo, i loro genitori si trovavano nella loro stanza a prepararsi per il grande incontro. Dopo tanti anni, finalmente la famiglia si sarebbe riunita. «Tesoro, oggi è un giorno molto importante», esclamò la regina, sorridendo. Il marito avvicinò a lei e, tenendo la mano, ricambiò il suo sorriso. «Sono ormai passati 13 anni, chissà come saranno cresciuti i nostri bambini. Spero non mi odino, non preoccuparti. Sanno bene che li hai dovuto separare per il loro bene», rispose la donna abbracciando il re. Arrivata al palazzo, finalmente Lux scese ed ammirò il luogo felice. Erano anni che non metteva piede lì e tutto gli sembrava molto diverso. «Wow, questo posto è stupendo. Non ricordavo che il palazzo fosse così enorme», pensò la ragazza avanzando. Garen e il suo maestro invece decisero di passare per la cittadella per arrivare al palazzo in poco tempo. La maga, notando i due uomini muoversi in modo furtivo, corse verso di loro convinta che fossero intrusi. I due uomini non ebbero neanche il tempo di accorgersi della ragazza, che qualcosa li immobilizzò. Erano stati imprigionati con un potente incantesimo. «Agitatevi quanto volete, ma non riuscirete a scappare dalla mia prigione luminosa», disse la ragazza fiera di sé. Velocemente afferrò il suo bastone magico e, evocata una sfera magica, la lanciò verso i due uomini provocando una forte esplosione. «Erano troppo deboli per me», sbuffò scocciata. Improvvisamente, dal fumo causato dal suo attacco, una voce catturò la sua attenzione. «Credevi davvero di potermi sconvincere così facilmente?» esclamò Garen correndo verso Lux. «È impossibile, non può essere vivo», pensò questa indietreggiando. «Questo è per Demacia!» gridò l'uomo lanciandosi contro la sua forza sulla giovane maga. «Demacia? Ma allora lui è...» «Fermati, Garen!» urlò il suo maestro infuriato. Il ragazzo si bloccò e confuso si rivolse verso l'uomo che l'aveva richiamato. «Ma maestro, ci hai attaccati?» «Stupido! Pensava fossimo nemici, perché ci ha visti uscire furtivamente dalla cittadella. Ma lei è Lux, tua sorella?» Garen rimase immobile, osservando la ragazza proprio davanti a lui. «Mia sorella? Non la ricordavo così grande», disse scoppiando a ridere. «Beh, fortunatamente nessuno dei due si è fatto male». Improvvisamente dalla porta principale uscì un uomo seguito da molte guardie, pronte a combattere. «Che succede qui? Ho sentito un'esplosione», disse guardandosi intorno. «Padre, siete voi?» gridò Lux, con gli occhi pieni di lacrime. Il re, con il cuore pieno di gioia, riconobbe i figli e corse verso di loro. «Oh, figli miei, finalmente siete arrivati. Aspettate lunghissimi anni per rivedervi», urlò stringendosi a sé quanto più forte poteva.
Non riesco a credere che questo giorno sia finalmente giunto. Padre, quanto tempo! Balbettò la ragazza emozionatissima. Sono passati davvero molti anni, ma adesso staremo finalmente insieme e vi mostrerò quanto sono diventato forte, disse Garen inchinandosi. Non c'è bisogno di inchinarsi, su alzati, adesso entriamo nel palazzo, vostra madre vi sta aspettando. Abbiamo tantissime cose da dirci, rispose il loro padre, voltandosi verso il cancello e facendo segno ai due suoi figli di seguirlo. E così, dopo molti anni, finalmente la famiglia si era riunita. Bene ragazzi, dopo aver raccontato la storia, ora passeremo alla modalità mappa, ovvero la costruzione del mondo della storia. Come ricordate, l'altra volta abbiamo disegnato questa zona che riguardava Demacia. Questa era tutta la Demacia, ovvero dove finiscono The Great Barrier. Lì c'è il confine di Demacia. Nell'altra volta abbiamo detto che Demacia aveva subito sconfitte perdendo molti territori, ovvero questi qui. Anche se in questi anni, mentre Garen e Lux non c'erano, alcuni territori sono riusciti a recuperarli, ma la maggior parte no. Come ricordate, Garen era andato qui ad allenarsi in Iron Spike Mountains. Poi, dopo essersi allenato e tutto, al suo ritorno ha seguito questa rotta, questa strada, che l'ha portato alle entrate alla porta del nord di Demacia, ovvero qui. Questa è la capitale, come vedete, il puntino rosso. La città probabilmente è questa, come vedete. Garen è entrato da questa parte, dal lato della cittadella, come ho raccontato prima. Anche se ho fatto un piccolo errore, lasciamo stare. Come vi ho raccontato prima, Lux non si sanno i suoi movimenti, non si sa nemmeno dove è la sua scuola. Sappiamo solo che lei è entrata direttamente dal lato del palazzo, quindi possiamo dire che la sua entrata è stata qui. Ma sono solamente delle ipotesi, perché ancora non conosceremo i movimenti di Lux. E credo che non siano nemmeno importanti per il futuro della storia. Da come abbiamo capito, Garen è entrato da qui, nella cittadella. Lux, essendo già vicino al castello, aveva notato delle persone che correvano furtivamente. E si è accorta che fossero qualcuno, probabilmente avvicinandosi al palazzo, dei criminali che volevano fare del male a qualcuno di nobile, o del sangue reale della sua famiglia. Arrivati qui, Garen e Lux si incontreranno, e dopo tanto tempo finalmente sono ritornati a casa. Dopo questo i movimenti sono finiti. Nella storia per il momento non ci sono state modifiche, ma più là la storia si farà molto interessante anche sulla mappa. Le conquiste, le sconfitte, i movimenti e tante altre cose molto importanti. E la mappa ci sarà da supporto per aiutare a capire meglio la storia. Ovviamente ora siamo in questo periodo della storia, siamo quando Garen e Lux sono giovani, quindi anche gli altri personaggi sono giovani. Ci saranno molte cose modificate, seguiranno la storia reale, ma poi pian piano, sin dall'inizio o alla fine, la storia sarà diversa da quella realistica. Spero che questa parte vi sia piaciuta, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!